L'ho iniziato a 12 anni e diciamo come è nato questo desiderio di fare parrucchiere. È nato così per gioco. E io avevo un cugino che faceva il parrucchiere, però a sua volta mio fratello, che proprio da ragazzo ha iniziato a fare il parrucchiere, però purtroppo è venuto a mancare all'età di 20 anni. E lui mi ha dato questa scintilla qua di... Poi avevo i ferri suoi, me li sono, diciamo, portati dietro, no? Perché è un ricordo bellissimo. E ho dei rasoi, delle forbici e degli oggetti che usavano anche i parrucchieri di una volta. Ho frequentato il negozio di mio cugino e ho iniziato lì a fare i primi passi da parrucchiere. Beh, luego l'ho ritirato da Ugo e Silvio Cesana nel 2003. Pensa che al 4 febbraio è 20 anni che sono qua. Il negozio ormai è storico perché è dal 1911 che il papà ha lasciato il negozio a questi signori qua e di conseguenza poi l'ha trasferito a me. Adesso io sto facendo il passaggio a Francesco, mio figlio. Partito da quando avevo 13-14 anni, il primo taglio che ho fatto. Mio padre mi ha messo le forbici in mano, ma niente, negativo, non è andato bene. E allora mi sono buttato a fare altro. E poi a 18 anni, dopo che ho fatto 4 anni di meccanica, sono ripreso a fare parrucchiere, avendo vissuto comunque sempre in sala da barba dove lavorava mio papà. E quindi all'età di 18 anni ho preso la decisione di iniziare scuola e intraprendere questo percorso. Questo posto è l'essenza della barberia Brianzola, perché qui c'è la storia. Qui è stato aperto più di 100 anni fa, è un punto di riferimento e piano piano sta venendo fuori il vero carattere del negozio. Abbiamo fatto 20 anni fantastici. Abbiamo avuto anche un ragazzo che si chiama Alessio, è stato 3 anni con noi. Adesso sono contento per lui che ha aperto anche lui il negozio. E adesso abbiamo ancora due nuovi ragazzi, Alessia e Anthony, che stanno crescendo bene. Sono contento. All'età di 19 anni mi sono trasferito a Torino, perché praticamente ero in Calabria. Avevo un principale padovano, quindi mi ha insegnato parecchio. Da lì poi mi sono trasferito a Milano. Milano ho frequentato le scuole di parrucchiere che mi ha dato veramente lì la spinta di poi fare le gare, affermarmi un attimino. E quindi ho tenuto un negozio Giussano 20 anni. Ho lavorato anche a Monza, ho fatto qualcosa a Milano e adesso sono qui a Carate da 20 anni. Cioè, a me piace girare, ecco. Thank you.